Per la città metropolitana di Milano e il suo territorio, la cultura può essere un organo portante per lo sviluppo economico in chiave turistica a breve e medio termine in questo periodo post-pandemia. Intanto città metropolitana di Milano si adopera per rilanciare la città attraverso la cultura e il turismo. Ecco, si legge in un vostro comunicato da parte della città metropolitana di Milano che la grande Milano riparte dalla bellezza. Ecco, di cosa stiamo parlando e come si può ripartire attraverso la bellezza? Ovviamente, chiaramente parliamo di arte, di cultura, ecco, ci faccia un po' un quadro di questa situazione. La regione Lombardia, a Milano, la sua area metropolitana ha delle ricchezze importanti, pensiamo alle ville di Delizia, alla villa di Vaprio d'Adda, dove Leonardo ha passato buona parte dei suoi anni milanesi. Abbiamo avuto modo di poter attivare appunto collaborazioni importanti e di poter dedicare risorse, seppur limitate, alla valorizzazione di queste realtà culturali importanti. Abbiamo dei dati Istat ovviamente provvisori sui flussi turistici del 2019, del primo trimestre 2020, che evidenziano un vero e proprio calo delle presenze totali. Si parla di poco più di un 30%. Ecco, la mia domanda è: come facciamo a riportare i turisti nella città di Milano e facciamo crescere questo numero? E laddove c'è la possibilità di utilizzare degli strumenti finanziari innovativi o delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla comunità europea piuttosto che dei fondi statali della Regione Lombardia, attivare queste collaborazioni virtuose con le associazioni di categoria, con i famosi stakeholder, che sono poi dopo coloro i quali orientano un po' l'offerta. C'è la necessità di lavorare in rete, di mettere insieme un sistema di rapporti che tendano ad aiutare queste attività economiche attraverso appunto la valorizzazione. Milano tornerà a splendere come era prima, diciamo, a tornare la grande Milano? Io dico che Milano tornerà ad essere più splendente di prima, e questo è l'impegno che ci assumiamo tutti quanti, perché è un valore non solo economico, non solo artistico, non solo culturale per l'intero paese, per l'intero sistema Italia.